rappresenta un nuovo stile di vita, grazie al quale eliminiamo gli sprechi di corrente elettrica e ci sentiamo sicuri e protetti. È la domotica, un modo innovativo e intelligente per interpretare e vivere la propria abitazione, e non solo. Mauro Lattuada, 35 anni, segni particolari, si definisce geek, costantemente connesso al mondo wifi. Mauro, come sei arrivato ad aprire un'attività che si occupa di domotica? Facevo il progettista e responsabile di sistemi informativi all'interno di una banca. Abbiamo ristrutturato una palazzina di 4 piani e per farla sicura, controllata e telegestita mi sono trovato a progettare in domotica. Ho capito che era un lavoro divertente e mi sono messo a fare quello nella vita perché mi era piaciuto. Secondo te oggi il mercato offre opportunità per chi desidera svolgere questo tipo di attività? Sì, se si tiene una mentalità aperta e innovativa, cercando di integrare tutto quello che si può integrare all'interno della domotica, quindi mettendoci dentro la parte di reti, la parte di videosorveglianza, di sicurezza, e rendendolo un lavoro più di consulenza che di mera progettazione o di tiraggio cavi. Quanti soldi ci vogliono per cominciare? Bella domanda, è un delta abbastanza variabile che può andare da un piccolo investimento di 30.000 euro fino a un investimento serio di 200.000 euro, dipende da quale tipo di lavoro si vuole svolgere e quanto complicato deve essere. Allora Mauro, spiegami che cos'è la domotica e soprattutto dammene una dimostrazione, perché non è tanto facile da comprendere. Allora, la domotica è una tecnologia. Questa tecnologia, se implementata in un ambiente come questo, permette di controllare, pilotare e interagire con tutto il sistema. Io grazie a questo PC, con un gesto, con un click, posso interagire con le luci, posso interagire con l'antifurto, posso interagire con le elettroserrature, con le porte, e quindi posso controllare il mio ambiente e renderlo completamente automatizzato. Quali sono le 3 regole d'oro per aprire un'attività che si occupa di domotica? La prima regola è sicuramente cercare di essere quanto più innovativi possibile. La domotica da sola è un tipo di applicazione interessante che però ha una serie di micromondi connessi altrettanto interessanti dove l'innovazione è fondamentale per riuscire a fare qualcosa di alternativo e di interessante. La seconda regola, sempre per rimanere in tema, è cercare di fare rete, quindi avere attorno a sé esperienze diverse, conoscenze diverse di settori e di ambienti. Noi siamo una società fatta da 7 soci che va dall'ingegnere che si occupa delle reti complesse fino all'avvocato che si occupa della revisione di tutto quello che è il lavoro che viene fatto dagli altri. Da soli non ci saremmo riusciti, ci siamo presto resi conto che un lavoro di team e di squadra sarebbe stato più proficuo. La terza regola, soprattutto in questo periodo di mercato che non è, diciamo, il periodo più florido e più roseo della terra, è quella di resistere, quindi di cercare di resistere nonostante tutte le problematiche che un giovane imprenditore si trova ad affrontare. Per chi desiderasse avvicinarsi al mondo delle imprese high tech, è bene sapere che più che un buon momento è il momento giusto, perché sempre di più sul mercato si ricercano dei prodotti che possono portare ad un risparmio energetico e mettere dei servizi tutti quanti in rete, quindi la domotica è sicuramente uno strumento che riesce a mettere insieme tutte queste esigenze. Si tratta di un lavoro innovativo, dedicato a chi volge lo sguardo al futuro ed ha una concezione lungimirante del profitto, atteggiamento che in genere premia. È un mercato particolarmente importante, in forte crescita. Si calcola che nei prossimi anni in Europa la domanda crescerà del 30%. E quindi è sicuramente un campo importante dove investire. Domotica, un settore in parte ancora inesplorato, sebbene in Italia siano quasi 135.000 le imprese dedicate, 1 su 4 in Lombardia, che vanta un numero totale pari a 30.924, segue a ruota il Lazio con 17.664 imprese. Consigli? Ma il consiglio, dato che è un prodotto nuovo, altamente innovativo, è di cercare di spiegarlo nel miglior modo possibile, cercare soprattutto di evidenziare quei vantaggi che sono relativi al risparmio energetico e alla sicurezza, dove la domotica può dare un valore aggiunto. Allora Mauro, l'augurio per il futuro è più che robotizzati, meglio domotizzati. Dai, clicca.